Dal 17 al 25 luglio, 5 comuni dell'entroterra maceratese hanno ospitato la seconda edizione dell'Appennino Photo Festival, ideato da Fotonica 3. Marco Grattani è il presidente di questa associazione, che ha voluto raccontare il territorio tramite la fotografia naturalistica, invitando dei grandissimi ospiti. Sì, anche quest'anno siamo riusciti a invitare gente e ospiti internazionali che hanno parlato in questo festival meraviglioso, direi, di fotografia, ma non solo, ambiente, letteratura, laboratori per bambini. C'è stato un mix stupendo di, e la madrina d'eccezione di Ciacolò, poi personaggi importantissimi e fotografi internazionali che sono intervenuti, e quindi abbiamo visto la partecipazione di gente da ogni parte d'Italia. Quindi strutture ricettive, significa i nostri borghi pieni di gente, siamo veramente onorati di questo. Gianpiero Feliciotti, il presidente Unione Montana Monti Azzurri, termina l'Appennino Photo Festival. Sì, un successo, veramente una grande soddisfazione per il territorio, 5 comuni con personaggi internazionali che sono venuti a mostrarci le loro foto, i loro bijou, e ci hanno dato degli insegnamenti eccezionali. La loro foto comunica e ci hanno dato delle grandi lezioni. 5 sindaci insieme, un territorio che vuole ripartire. Vittorio Sgarbi chiude l'Appennino Photo Festival, un'occasione per conoscere i territori tramite la bellezza della fotografia. Beh, è vero che questa documentazione può essere utile per far vedere luoghi che sono remoti, sempre difficili da raggiungere per chi non sta nella regione, e verso i quali la ricerca dei fotografi trova che è quello che non c'è, quindi aumenta la realtà dei luoghi. Quindi da un lato ci sono documentazioni fotografiche di luoghi come alcuni che abbiamo visto e che consentono una geografia del cuore per chi li fotografa, dall'altro c'è la possibilità di prendere quella natura e farla diventare solo fotografia, cioè soltanto una invenzione mentale in cui è più importante quello che senti che quello che vedi. Per cui quello che oggi è stato fatto è utile in entrambi i sensi, e l'idea che alcuni luoghi possano essere salvati dalla fotografia è uscito alla fine, perché la minaccia di interventi dell'uomo per utilità varie, che spesso sono del tutto inutili, rende paesaggi che sono stati incontaminati fino a ieri esposti al rischio di diventare terreni su cui costruire fotovoltaico, eolico o addirittura architetture di accoglienza, che da qualche parte ovviamente possono essere parte, ma sono talmente tanti gli edifici disabitati che soltanto agendo sul recupero di quelli si potrebbe evitare di costruire il nuovo.